I lettori più affezionati di Hardware Upgrade e fotografi digitali se ne ricorderanno, io ne ho parlato tanto tempo fa, ancora quando erano su Kickstarter. Panono era una palla praticamente da lanciare in alto, faceva delle foto a 360 gradi. Il prodotto si è evoluto, adesso è sul mercato, è un prodotto di fascia prosumer e professionale, parliamo di un prodotto da 1500 euro. 36 fotocamere integrate, ripeto, 36 fotocamere per delle reali foto a 360 gradi. Le vediamo qui, qui siamo a Milano all'interno della galleria Vittorio Emanuele, come vedete si può vedere poi, ma anche possiamo farlo zoom perché la qualità è molto alta, abbiamo in tutto 108 megapixel in questa foto. E vogliamo guardare in alto, guardate come si vede bene il tetto della galleria. Torniamo indietro, eccolo qui l'omino che la stava tenendo. E possiamo appunto scattare delle foto a 108 megapixel, visibili a 360, ad esempio, can you show the football one? Ad esempio, se siamo un giornalista e vogliamo catapultare le persone che visitano il nostro sito all'interno dell'azione, possiamo appunto scattare una foto proprio dal centro del campo, dal centro dei festeggiamenti, e portare proprio le persone all'interno degli eventi. C'è da dire una cosa, scatta solo immagini, questa foto solo fotografie, al momento non possiamo ancora scattare video, anche perché per mettere insieme 36 videocamere che fanno video deve essere un po' complicato. Dalla regia vi dicono di ricordarvi che costa 1500 euro, ma questo l'ho già detto, e che si comanda naturalmente tramite l'app, in modo che non dovete schiacciare il pulsantino sulla fotocamera, se no verreste in mezzo all'azione. Ad esempio, un'altra immagine che ci può mostrare è quella ripresa con la fotocamera appesa a un drone, the drone one with the camera hanging. Qui vediamo ad esempio in alto c'è il drone e la cordina a cui era appesa la nostra Panono, che ha ripreso una bellissima panoramica a 360 gradi e 108 megapixel dell'azione. Sicuramente uno dei prodotti interessanti che abbiamo visto qui allo Showstopper, che è un evento che racchiude tutte le curiosità di IFA 2016.